L'addomesticamento dei gatti risale a circa 10.000 anni fa. Il primo contatto che gli uomini ebbero con i gatti avvenne sicuramente in Africa. Infatti, il primo ad essere addomesticato fu il gatto selvatico africano. E, come sappiamo, gli egiziani sono passati alla storia per essere il popolo che più ha amato i gatti, tanto da farli entrare nel proprio pantheon e tributando loro onori divini. Vediamo che inizialmente gli egiziani veneravano la dea Sekhmet, una dea che aveva una forma leonina e che solo successivamente verrà addolcita in una gatta. A partire dalla 22esima dinastia, infatti, ritroviamo nel pantheon egiziano queste due figure: Sekhmet, la dea appunto leonessa, anche forte, vendicativa, feroce, e Bastet, una divinità più dolce e soprattutto che aveva un rapporto molto stretto con la famiglia. Infatti, Bastet era la dea deputata alla conservazione dell'armonia familiare e molto spesso veniva rappresentata in compagnia proprio dei suoi cuccioli. Molte donne, infatti, che desideravano avere un figlio portavano al collo un medaglione sul quale era incisa la figura della dea, proprio come auspicio di una imminente gravidanza. Testimone d'eccezione dei culti tributati ai gatti è sicuramente Erodoto. Nelle sue storie, infatti, egli ci racconta che quando un gatto moriva, i padroni si radevano le sopracciglia e portavano la salma del gatto mummificata presso Bubasti, dove infatti Bastet aveva la propria città d'elezione e soprattutto aveva il proprio santuario. Non solo, infatti, onori funebri, ma anche proprio feste in onore dei gatti venivano svolte a Bubasti, alcune delle quali si svolgevano proprio anche lungo il corso del Nilo. E invece il gatto maschio aveva anche una funzione importantissima. La sua città di elezione era Eliopoli e qui infatti egli doveva sorvegliare che il sole sorgesse tutti i giorni, difendendo il levare proprio del sole dagli attacchi del demone Apopi, il quale voleva sradicare l'albero della vita sulle cui foglie Thoth scriveva il nome dei faraoni. Ovviamente ogni divinità che si rispetti aveva presso il proprio tempio un ricco tesoro che chiaramente serviva sia per tributare gli onori divini ai sacerdoti che amministravano i riti nel tempio, ma erano anche molto spesso degli ex voto. Infatti nel 1906, presso proprio la città di Bubasti, durante i lavori per una ferrovia, beh, furono ritrovati dei pezzi di vasellame, vasellame comunque ricco perché era il materiale con cui era stato prodotto era sia d'oro che d'argento, e un paio di giorni dopo emersero invece altre ricchezze. Erano infatti dei gioielli, sempre in oro e in argento, costituiti anche con pietre preziose. Sicuramente il pezzo più importante di questo grandissimo tesoro dedicato alla dea Agatha fu una coppia di bracciali che recava l'effigie o comunque proprio il nome di Ramesse II. Infatti lo stesso faraone era particolarmente devoto a Bastet e probabilmente donò questi bracciali alla dea. Oggi questo ricchissimo tesoro è sparpagliato in tre musei. Ritroviamo infatti questi pezzi al Metropolitan Museum di New York, al Museo Egizio di Berlino e al Museo Egizio del Cairo.